A Barbara Esposito il premio Don Sante Felici per la cultura per una tesi sul museo fatto in casa di Don Sante Felici, materiale per un recupero. Ci lasciava 20 anni fa Don Sante Felici, l'ultimo abate di Farneta. Per ricordarlo, appunto, l'associazione che egli fondò e che si rifà al suo nome ha organizzato una giornata interamente a lui dedicata. Il premio è arrivato alla quarta edizione. La consegna è stata preceduta dai saluti istituzionali e dalla presentazione degli atti del convegno sulle abbazie medievali tenutosi a Farneta. Ho appunto realizzato come tesi finale del triennio che ho svolto a Milano all'Accademia di Brera questa tesi che ho dedicato a Don Sante e al suo lavoro che ha appunto svolto contemporaneamente al suo primo lavoro, ovvero quello di parroco, alla sua collezione privata che ha costruito durante gli anni e per me è stato un piacere ricostruire tutto questo suo lavoro molto interessante e riuscire a fare un piccolo progetto di valorizzazione che è stato quello di raccogliere tutti i cartellini e conservarli. Grazie al lavoro di Barbara abbiamo potuto catalogare al meglio tutti i pezzi che ci sono all'interno della collezione. Un primo catalogo era già stato fatto alcuni anni fa, però adesso con la sua tesi sicuramente è molto più completo il lavoro. E poi ecco, la tesi di Barbara è importante proprio per riportare l'attenzione su questo piccolo antiquarium che purtroppo ormai è chiuso da molti anni e la speranza della nostra associazione Amici del Museo Fatto in Casa di Don Sante Felici è proprio quella di poter riaprire questo museo al pubblico, perché la collezione di Don Sante è veramente un piccolo museo ricchissimo di materiali che spaziano dall'archeologia alla paleontologia, alla storia della Chiesa, alla storia della Seconda Guerra Mondiale. Sì, Farneta è un punto focale della nostra storia, soprattutto della paleontologia. Ci sono dei reperti importantissimi di cui si parla ormai da tempo, che riguardano proprio la parte meno conosciuta della Val di Chiana, che è quella che tratta di milioni di anni fa. Oggi questa tesi riporta alla ribalta veramente un'opera mirabile che è stata svolta da Don Sante per tantissimi anni, ma che soprattutto è ancora visibile nel nostro museo di Farneta. Sì, è molto bello perché il nostro progetto è un progetto dell'associazione creato da un parroco, ma soprattutto rivolto ai giovani. Nei suoi libri si vedono questi giovani ragazzi, bambini o giovincelli che andavano con lui a ricercare i fossili nel territorio della Val di Chiana. E quindi questa è la continuità di questo parroco, è proprio nel vedere dei giovani che si interessano ad un aspetto della cultura nazionale, una cultura popolare, una cultura locale che di ogni popolo fa l'essere nel proprio territorio, l'attaccamento al proprio territorio.